La tua pompa di calore ti fa davvero risparmiare? Foxbox controlla con astuzia la tua pompa di calore e tieni sotto controllo 24 ore su 24 la tua centrale termica, abbattendo così consumi energetici e le bollette. Se ti hanno detto che era sufficiente sostituire la tua caldaia con una pompa di calore per abbattere i consumi energetici, beh, ti hanno mentito. Infatti, chiudere il contatore del gas con una pompa di calore è solo una parte dell'equazione. Certo, è il primo passo e hai fatto bene a farlo, ma una volta messa in funzione la tua pompa di calore, c'è un'altra azione altrettanto importante da fare: il monitoraggio del funzionamento della tua pompa di calore. Guardando infatti i tuoi costi energetici, hai mai pensato di poterli ridurre ancora? Ti sei mai chiesto se stai sfruttando veramente al massimo il tuo nuovo sistema di riscaldamento o se stai davvero lavorando in sinergia col tuo impianto fotovoltaico? In realtà, chi ti ha installato la pompa di calore non ti ha detto che ci sono molti altri parametri da tenere sotto controllo. Infatti, la pompa di calore, se non ha un sistema di monitoraggio continuo, non puoi sapere se si accende solo di giorno per sfruttare il fotovoltaico, oppure si accende anche di notte, consumando costosi kilowattora elettrici perché vengono prelevati dalla rete. Se la temperatura dell'acqua del riscaldamento potrebbe essere tenuta un po' più bassa, facendoti consumare meno energia elettrica. Ricorda una cosa importante: la pompa di calore è con tutta probabilità la fonte principale di assorbimento elettrico di casa tua. Non credi quindi che valga la pena tenerla sotto controllo e sapere quanti kilowattora effettivamente consuma? Ho dedicato tutta la mia carriera da ingegnere nel settore delle pompe di calore. Ho studiato la loro grande diffusione in Svezia e sono diventato un divulgatore con oltre 22.000 iscritti ad oggi nel mio canale YouTube. Nel mio percorso mi sono sempre domandato come portare al massimo i benefici di questa straordinaria tecnologia, che migliora i costi energetici delle famiglie e inquina anche meno. Quel sistema tiene monitorato l'impianto in ogni momento della giornata, così che l'installatore e l'assistenza possono tenere controllati tutti i loro impianti ed inviare messaggi di allarme o di allerta in caso di anomalia. In qualsiasi momento, infatti, l'installatore può intervenire con le opportune regolazioni, andando ad abbassare quindi i consumi elettrici della pompa di calore e prolungando al tempo stesso la vita dell'impianto. Purtroppo, però, le pompe di calore prive di questo sistema di monitoraggio non hanno queste funzioni. Ecco perché mi sono impegnato a realizzare un dispositivo universale e facile da installare da chiunque che potesse estendere i benefici del controllo da remoto a tutte le pompe di calore e che ti permettesse di avere un rapporto dettagliato sull'andamento della tua pompa di calore da parte di tecnici specializzati. Non è stato sicuramente facile. In Italia le marche di pompe di calore sono quasi più di 200. E ho impiegato quasi 3 anni per sviluppare questa tecnologia tra progettazione e intensivi test sul campo. Ma finalmente ho superato gli ostacoli ed oggi sono orgoglioso di presentarti Foxbox, la prima centralina esterna di monitoraggio per le pompe di calore di qualsiasi marca che aiuta le famiglie ad abbassare i costi in bolletta elettrica. Foxbox sarà la tua guardia privata all'interno della tua centrale termica e vigilerà sull'andamento del tuo impianto, raccogliendo tutti i dati che fino ad oggi non avevi modo di fare. Prima però di entrare nei dettagli di Foxbox, lascia che mi presenti. Mi chiamo Samuele Trento e da sempre studio tecnologie che possano aiutare le famiglie ad abbattere i loro consumi energetici e anche inquinare meno. Sono autore di 2 libri sulle pompe di calore. Scrivo articoli sui portali di edilizia più accreditati, pure un blog di approfondimenti ed ho un canale YouTube dove migliaia di visitatori vanno a vedersi i miei video tutte le settimane. La mia accademia per installatori, nella quale insegno ad aule piene di tecnici, fa sempre il tutto esaurito ed ho elaborato un metodo unico e infallibile per installare le pompe di calore. E oltre 100 installatori professionisti lo hanno usato, creando così la rete di sigillo sicuro. Ho realizzato anche un software che ti permette di capire quanto consumerà un impianto in pompa di calore ancora prima di realizzarlo. Vengo invitato come relatore agli eventi dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti e poi ho collaborato con il Politecnico di Torino per unire la pompa di calore alla metropolitana locale. Tengo anche sessioni online
di domande e risposte aperte al pubblico per chiarire ogni dubbio sulla tecnologia della pompa di calore. Ed è proprio da queste domande degli utenti che mi è venuta l'idea di sviluppare un sistema che possa aiutare le famiglie a controllare la propria pompa di calore. Ero stanco di sentire famiglie insoddisfatte della resa della pompa di calore, persone che si rivolgevano a me in cerca di aiuto dicendo: pensavo di aver fatto un buon affare. Forse è un pensiero che hai avuto anche tu. Hai eliminato la tua vecchia caldaia e sei passato alla pompa di calore, seguendo i consigli del consulente Green, che poi è scappato una volta firmato il contratto. Hai investito qualche migliaia di euro sperando di rientrare nel tuo investimento grazie a risparmi in bolletta, ma questi risparmi sono molto inferiori a quanto ti hanno promesso. Oppure, peggio ancora, stai spendendo più di prima? È naturale quindi che tu sei deluso della tua pompa di calore. Il problema nasce dal fatto che è comunque un prodotto tecnologico, una macchina, e come ogni dispositivo tecnologico ha bisogno di accortezza, di regolazioni per garantirti una resa ottimale. Come succede per le automobili o il computer, solo che questi hanno abbondanti sistemi di monitoraggio per controllare come stanno funzionando. Allora forse ti stai chiedendo: perché la mia pompa di calore non funziona già al meglio? È difettosa? Può darsi, ma nella mia esperienza la maggior parte dei problemi sono altri. Errori nella configurazione iniziale, perché effettuati magari da un tecnico poco esperto. Problemi di integrazione con altri impianti, tipo il solare termico oppure il fotovoltaico. Scarsa formazione al cliente su come ottimizzare i parametri della pompa di calore per farla consumare meno. Oppure non è stato calcolato bene il rendimento termico del tuo impianto, quindi se hai dei radiatori, dei fan coil o l'impianto radiante a pavimento. In ogni caso è molto difficile se non hai sotto mano i dati reali, ora per ora o minuto per minuto, di che cosa sta succedendo veramente dentro la tua centrale termica. E lasciami ribadire un concetto fondamentale. Su base annua, nessun elettrodomestico in casa tua consuma di più della pompa di calore. Rimane in funzione tutto l'anno assorbendo l'energia elettrica o dalla rete o dal fotovoltaico, e nei mesi più freddi raggiunge l'apice dei consumi. Ecco perché uno o qualsiasi degli errori che ti ho citato poco fa può rivelarsi un autentico salasso per le tue finanze. Ho perso veramente il controllo degli utenti che mi segnalano questi problemi. E tutti i casi che ti ho citato derivano da storie vere di famiglie che hanno avuto problemi con le pompe di calore. Perciò ho deciso di fare questa cosa. Ho raccolto intorno a me i maggiori esperti in questo settore, quindi esperti nell'elettronica, nella termoidraulica, e abbiamo iniziato a fare progetti e testare prototipi. Un grande aiuto me lo ha dato anche Luigi De Luca, amministratore del gruppo Facebook Possessori Pompe di Calore Italia, il gruppo ufficiale, che si è fatto nel tempo un'enorme esperienza con le diverse pompe di calore. Il bello del kit di montaggio di Foxbox è che lo puoi installare in 5 minuti ed è compatibile con oltre 220 marche di pompe di calore disponibili in commercio in Italia. La centralina si alimenta con una semplice spina elettrica, si installa a fianco del quadro elettrico in centrale termica e si connette alla rete Wi-Fi. E da quel momento inizia a tenere monitorato tutto l'impianto 24 ore su 24 per tutto l'anno. Spegnimenti, accensioni, temperature, consumi elettrici, tutti questi dati valgono letteralmente oro per poter poi analizzare e individuare punti critici e punti di miglioramento per abbassare le tue bollette elettriche. Ma in che modo queste informazioni saranno così utili? Serviranno a elaborare un rapporto dettagliato che i nostri tecnici ti manderanno, corredato da indicazioni precise come regolare le impostazioni della tua pompa di calore. Grazie a questo report potrai abbattere i consumi di elettricità senza però rinunciare al comfort della tua casa. La trasmissione dei dati è immediata e non avrai necessità di aspettare l'anno dopo per vedere cosa sta succedendo. E tu stesso in qualsiasi momento potrai collegarti all'app di Foxbox per vedere tutti i parametri, compreso lo storico dei giorni passati. E leggendo il rapporto che i nostri tecnici ti manderanno, la tua centrale termica non avrà più segreti per te. Ma c'è di più, avrai anche la possibilità di avere un'interfaccia semplice e intuitiva
che ti permette di capire come sta lavorando la tua pompa di calore. Chromo Control unisce il design di un accessorio di domotica alla praticità di un monitoraggio immediato. È un pannello luminoso che puoi tenere ovunque in casa tua, si connette alla rete Wi-Fi e riceve i dati dalla centralina Foxbox. Ogni stelo di Chromo Control rappresenta un indicatore termico e quindi hai la possibilità di vedere ogni temperatura sotto forma di colore. Infatti diventano di colori diversi a seconda della temperatura dell'acqua. Ad esempio blu se è fredda intorno ai 35 gradi, rossa se è calda intorno ai 50 gradi. In pratica ti permette di capire al colpo d'occhio le temperature che girano nel tuo impianto senza dover andare in centrale termica. E in più c'è anche uno stelo dedicato al consumo elettrico della tua pompa di calore. Più rosso diventa e più sta consumando. Chromo Control è un dispositivo semplice, intuitivo, per capire cosa succede in centrale termica in tempo reale. Quindi prima avrai Foxbox attiva in centrale termica e prima potrai abbattere i consumi elettrici della tua pompa di calore. Se ad esempio i tuoi consumi energetici sono di 2000 euro all'anno, pensa che magari facendo dei ritocchi potrai ridurli del 20% e quindi risparmiare 400 euro subito dal primo anno. Bene, allora, se vuoi prenotare la tua Foxbox, vai nel link qui sotto e una volta ricevuta a casa tua avrai 30 giorni di tempo per provarla e se non sarai soddisfatto potrai restituirla. Infatti ti rimborseremo l'intero importo senza farti domande, senza se e senza ma, perché sono talmente sicuro della validità di questa centralina, confermata dalle opinioni di tutti gli installatori che l'hanno già provata, che non ho paura di darti questa garanzia. A questo punto puoi scegliere. Puoi iniziare a sfruttare al massimo la tua pompa di calore, proteggerla da guasti dovuti a un lavoro sotto stress eccessivo e di conseguenza ridurre al minimo il consumo elettrico di casa tua per risparmiare sui costi in bolletta. E per ottenere tutto questo, garantendo un livello di comfort a casa tua, ti servono i dati di funzionamento della centrale termica. Foxbox è l'unico dispositivo universale in grado di catturare tutte queste informazioni da centinaia di modelli di pompa di calore. Puoi controllare i parametri e i grafici quando vuoi attraverso l'app dedicata e inoltre avere anche un report dettagliato che i nostri tecnici ti manderanno per guidarti nella configurazione ottimale della tua pompa di calore. E poi con Chromo Control potrai sapere tutto quello che sta succedendo in centrale termica con un semplice colpo d'occhio. Oppure non puoi fare nulla. Rimanere quindi nell'incertezza senza sapere se la tua pompa di calore sta consumando più del dovuto, bruciando soldi che magari potresti dedicare alla tua famiglia. E rimarrai legato a un controllo saltuario, magari se ti va bene una volta all'anno, da parte di un tecnico che sicuramente non ha a cuore le bollette elettriche che arrivano per posta. Ora quindi la scelta è tua e se hai voglia di approfondire e conoscere di più Foxbox, vai nel link che trovi qui sotto.